Oggi disegniamo con la sanguigna. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video un po' diverso. Disegniamo un disegno veloce ed estemporaneo con la sanguigna. Non baderò molto alle forme, non baderò alla particolareggiatura del soggetto. Mi servirà questo video solamente per farvi vedere come io uso la sanguigna e che tratteggio adopero per dare le ombre. Questo è un video molto esemplificativo che è uno stadio di inizio per chi vuole accostarsi a questa tecnica. Prima di spostarti sul piano da lavoro, però, ricordati di acquistare il ricettario dell'arte che ti aspetta in tutte le librerie, sia online che fisiche. Ti aspetto anche su tutti i miei social, Facebook, Instagram, TikTok. Naturalmente iscriviti e pigia sulla campanella se ancora non lo hai fatto. E adesso spostiamoci di là a disegnare con la sanguigna. Oggi utilizzeremo insieme la sanguigna e lo facciamo con una Derwent Drawing terracotta numero 64 morbida e una carta pastel 190 grammi della Fabriano, il blocco Ingr. Ho già preso il mio blocco e ho già più o meno sistemato la composizione, il taglio della composizione, diciamo così. Adesso vediamo insieme come svilupparla con la sanguigna. Come prima cosa do la forma a ciò che voglio disegnare. E vado subito ad intensificare le parti che voglio appaiano più scure. Come vedete, io do un chiaro scuro tratteggiato, però in questa parte del disegno lo do abbastanza delicato. Tendo a identificare più che altro i punti di luce e i punti di ombra. Con un tipo di tratteggio seguo l'andamento della brocca, con un altro tipo di tratteggio seguo l'andamento delle ombre. Cerco di delineare le linee di chiaro e di scuro tra un piano e l'altro, inserendo appunto il chiaroscuro. Una volta stabiliti quelli che sono i volumi, vado a concentrarmi sulla portata chiaroscurale, ricordandomi sempre che voglio lasciarla grezza e che il bordo deve essere, il margine deve essere impresso più dal tratto che non dal segno del bordo, quindi tratto e chiaroscuro. Scurisco i margini che voglio più in ombra e da qui faccio partire un tratteggio più deciso, in modo che sia dello stesso colore del margine. Lo sfumino, per esempio, è uno strumento prezioso quando si parla della sanguigna perché è in grado di spanderla in maniera uniforme, dando texture differenti. Cosa significa? Devo dare una texture spalmata all'ombra e devo dare una texture invece rugosa al vaso. Quindi cambio texture dando una visibilità diversa al pigmento.
Ed ecco qua un disegno abbozzato in sanguigna a tratti senza aver perso troppo tempo. Se caricate la gomma elettrica può esservi d'aiuto per scaricare nei punti dove cedete. Potete sfumarla, potete poi tirare fuori i bianchi assoluti che volete. Un disegno che rimane ruvido, grezzo, non troppo dettagliato, ma nello stesso tempo che dia l'idea di ciò che volete trasmettere. In questo caso, rustico, semplicità, quasi povertà, un qualcosa di estremamente, estremamente frugale. Bene, speriamo che questo video vi sia utile per il proseguo del vostro corso o quantomeno che vi sia utile anche semplicemente così se volete provare ad usare la sanguigna. Ora, successivamente, io con calma rivedo le forme a cui voglio dare un andamento leggermente differente, le riprendo, ma penso comunque di avervi mostrato già il senso appunto di quello che volevo farvi capire. Se questo video vi è stato utile, pollice in su, condivisione. Naturalmente un soggetto del tutto casuale, voi attribuite questa tecnica invece al progetto che più sarà conforme ai vostri studi e al vostro lavoro. Io qui potrei continuare ancora per ore, direi ancora per giorni. La difficoltà di fare video di disegno è che io non termino mai un disegno in un'unica sessione, ma tendo a rivederlo nei giorni per andare a spulciare quelli che secondo me sono gli errori di forma, quelli che secondo me sono gli errori di ombreggiatura. Questo è un altro segreto che voglio darvi. Non approcciatevi al disegno in prossimità della consegna, ma fatelo sempre. Fatelo sempre dandovi un margine che vi possa consentire l'osservazione poi del vostro lavoro, perché una buona osservazione, quindi un buon riesame di quello che disegnate, vi consentirà di rivedere il tutto in forme più idonee, più giuste. Motivo per cui magari io, dal momento in cui staccherò la videocamera, al momento in cui mi metto le foto, potrò ancora apportare qualche segno. Non è detto, dipende dal tempo che ho a disposizione, ma se avessi del tempo, sicuramente, sicuramente tornerei sul mio disegnato più e più volte, come sto continuando a fare, vedete, in questo momento che vi parlo. Perché è normale, il disegnato va sempre rivisto, arricchito e impreziosito man mano dalle visioni via via più nitide che si hanno del soggetto. Però, siccome volevo fare un video abbastanza veloce e abbastanza estemporaneo per mostrarvi come io uso la sanguigna, il che non è il vademecum per tutti, questo è il mio modo di utilizzarla. C'è chi la usa in maniera sfumata, c'è chi la usa in maniera incrociata. Io la uso così, in maniera strattonata, difficilmente faccio incroci, ma rispecchia la mia mano. Voi invece vedete voi come sviluppare questa tecnica bellissima che può dare grandissime soddisfazioni. Bene, adesso continuo ancora un po' a lavorarci. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Pollice in su se questo video vi è piaciuto. Ciao! Disegno, eccolo qua, bello e finito. Ancora potrei particolareggiarlo per ore, ma quello che mi interessava era dare i tocchi di tratteggio, farvi vedere come lasciavo le luci, farvi intendere come costruire una figura in maniera veloce, estemporanea, fresca, non troppo studiata. Spero
Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, spero che potrà essere utile ai ragazzi che seguono il corso di disegno con me su Facebook e YouTube e se non fate ancora parte del corso di disegno, informatevi perché ogni anno a settembre ne parte uno nuovo di cui potrai far parte anche tu l'anno prossimo. Bene, vi mando un bacio, vi dico iscrivetevi anche sui miei canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa di cui trovate il link qua sotto e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Ciao!